Amici del Padel Made in Asi Taranto, ben ritrovati. È il turno delle squadre miste e sul campo centrale del Centro Sportivo Bellevue di Talsano si affrontano i padroni di casa del Bellevue Padel, della coppia formata da Federico Oliva e Fabrizio Brignolo, ed il team VBirra e Bandeja, della coppia formata da Simone Minardi e Giovanni D'Elia. È la sfida al vertice della categoria che vede avversarie le due squadre di testa con la coppia Minardi-Delia alla ricerca della vittoria che vorrebbe dire sorpasso ai danni degli avversari, che al contrario sperano di allungare ulteriormente in classifica. Ma non perdiamo altro tempo e gustiamoci la visione delle migliori azioni del match. Servizio vincente di Fabrizio Brignolo. Simona Minardi alla battuta. Micidiale la risposta di Fabrizio Brignolo. Servizio di Federica Oliva. Bellissimo lo scambio, peccato per l'errore della Oliva. Giovanni D'Elia al servizio. Dritto millimetrico di Giovanni D'Elia, nulla da fare per Federica Oliva. Volée infingarda di Fabrizio Brignolo. Simona Minardi si incarta e concede il punto agli avversari. Il pallonetto di Simona Minardi risulta imprendibile per Federica Oliva. Lo smash vincente di Giovanni D'Elia. Anche per Federica Oliva la schiacciata è vincente. Fabrizio Brignolo mette in difficoltà gli avversari, la sua azione è perentoria e vincente. Simona Minardi vince il duello personale con Federica Oliva. Un altro smash vincente di Fabrizio Brignolo. Il passante di Giovanni D'Elia chiude uno scambio di altissimo livello. Schiacciata poderosa di Federica Oliva che costringe Giovanni D'Elia al sacrificio, ma tranquilli, nessuno si è fatto male. Niente male lo smash di Simona Minardi, ci prova Federica Oliva, ma niente da fare. Quando il gioco si fa duro, Fabrizio Brignolo inizia a giocare. Velenosissima volée liftata di Fabrizio Brignolo, ci prova D'Elia ma invano. Azione vincente di Federica Oliva. Lo smash di Simona Minardi non ammette repliche. Micidiale il servizio di Giovanni D'Elia. Uno scambio ad alto coefficiente chiuso da Brignolo con un tocco leggero, preciso e vincente.
Scambio di gran classe chiuso dal colpo a rete di Simona Minardi. Peccato. Gran colpo di Giovanni Delia. Schema vincente di Fabrizio Brignolo. Bellissima l'azione di Brignolo che spiazza gli avversari e mette a segno un dritto centrale. Il match ball arriva da una mancata risposta di Simona Minardi ad uno smash della Oliva e così il team Bellevue vince e allunga in classifica proprio sul team Vibir e Bandeja. Si annuncia quindi un Natale coi fiocchi. Bene amici, come sempre l'appuntamento è alla prossima.